Benvenuti a Compila, quindi va. Ecco qua, non sono centrato nel tondo. Ho smutato, sì ho smutato. Buonasera a tutti. È per una volta che ho detto, ma siccome ho 10 minuti di bonus mi, mi sistemo un paio di cose e <ride> l'ho fatto in tempo. Sentivo continuamente la, la chat sentivo continuamente le notifiche sulla chat e quindi il text to speech di chi è che si è sabato Antonello, Carlo Magno, quindi grazie, grazie per la sub, come dicono qua i professionisti quelli veri, del fisti d'alto mare. Eh sì, eh, non, non, sapevo come, non sapevo come scrivere. Mi devo inventare qualcosa e quindi più delle volte mi invento una, una cagata, però a parte questo, vediamo, non ho però la cagata... Ho, tac? 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 tac. Oh, devo mettere anche la cagata perché... Vale, questa è una cagata pazzesca. E adesso chiedetemi pure senza remissione, io non ho peli sulla lingua momentaneamente. Questo è un altro, però non era, non era quello giusto, vabbè. Eh. Come va, come va? La gente che pensava che non fosse la serata giusta, effettivamente ho dei preavvisi molto all'ultimo momento, perché uno che fosse bravo dovrebbe fare un po' il calendario editoriale però non sono così professionista in realtà sono per lavoro e altre cose non è detto sempre che riesca a organizzarmi per cui arrivo un po' all'ultimo e se vedo che riesco a farla <coughs> l'argomento l'avevo già un po' l'avevo già un po' pensato però sì, fino all'ultimo ho dato un'occhiata perché avevo un po' di cose da, da sistemare questa settimana però direi che come dire Ciao, adesso vi saluto un po'. Tutti. Ciao, Muzio. Ciao, Vision. Ciao, Simon. Sei cioè, assumi una segretaria? Ma questa è una cosa per hobby, quindi ci manca pure che vuoi assumerla per l'azienda, anche se più che una segretaria. Ecco, ci vorrebbero dei sviluppatori, quello sì, <ride> cioè, quindi della forza lavoro per fare dello sviluppo. Uomini, donne, e anche adolescenti non patentati ma che possono, quindi chiunque, venite a sviluppare <ride> nel senso che c'è mo molta richiesta, adesso no? è un momento, un periodo un po' più che altro tutti mi cercano, tutti mi vogliono, è una, è una cosa bella anche se <ride> purtroppo il problema è che mi si presentano tanti progettini interessanti ma non riuscendo a farli tutti devo un po' andare un po' per ordine e fare un po' come, come posso. Mi arrivano notifiche... No, pensavo fosse una notifica per... Se porta guadagno, Beh, sì, comunque non, non si fa per beneficenza, quello è vero, però alla fine, cioè a volte ci sono quelle cose più, più carine, però hai già preso un po', un po' impegni, diventa un po'... cerco di farne un, un po' di selection, ma non, non ho abbastanza tempo libero, quindi... Allora Marco l'ho salutato, poi ho visto, visto Sandro ottimo, compila quindi bot non lo saluto perché tanto no, so che non mi può rispondere. No, direi che <coughs> dovrei farli tutti. Jiax e poi mi chiamo per Nick perché non mi chiamo per Nick perché alla fine non, non mi ricordo bene, a parte chi c'ha il nome nel nick e quindi un po' come L'altro giorno ho visto un meme dove c'era questo che diceva a una signorina: Quanti anni hai? E lei non si chiede l'età. Vabbè, dai, se vuoi che ci scriviamo, lasciami almeno un indirizzo email. L'indirizzo email è Fragolino86 e Ecco vedi che. È alla fine. Ciao! End Twitch. Ci manca una, un, un H, però. vabbè E così è più, più fashion. Ben arrivato, non so se sei già stato su questo canale, forse sì, perché altrimenti di solito me lo dice chi è di ritorno, chi è la prima volta. Quindi per non stare a fare la presentazione, per non annoiare nessuno, ecco, non perché mi sappia fatica a farla, perché anzi, si mancherebbe. E... C'era un sacco di gente, eh. forse non c'è il calcio, cosa è successo? <ride> che io il calcio non lo seguo e quindi. Tra l'altro qualche giorno fa mi sono messo a bannare tutti i bot, perché vedi, sono, sono sempre dei 3-4 bot, vabbè, alla fine non, non fanno nulla finché non scrivono, però non, non capisco l'argomento. All eh, allora avete delle, delle speranze mal riposte, perché io non mi ricordo niente di questo argomento, no, qualcosina me lo ricordo, però... Però mi era, mi era utile ripassarlo anche io me medesimo, io stesso, e quindi ho detto, vabbè, ah visto che è stato richiesto eccetera, come dire, vale la pena affrontarlo. Perché in effetti. Però stavo pensando che se può essere un argomento interessante lo potrei proporre, eh, per, mh, perché comunque dei, non è un argomento nuovo, sono andato a vedere per curiosità. La, la Parallel Programming Library, che è quello, lo strumento diciamo un po' più eh, che standard dentro Delphi Per fare un po' di, di multi-threading è in un certo senso, penso ci sia dal 2012 mi sembra di aver letto Quindi comunque ha 12 anni Comunque prima di quella che è diventato un po' lo standard perché te la trovi già dentro Delphi C'erano altre librerie come eh, Omnithread e quindi poteva essere interessante anche un escursus di quella libreria perché so che ha molte facilitazioni. Io in realtà non l'ho mai usata perché ho sempre usato dei thread fisici, quindi sono sempre nato sul, sul metallo. E una volta ho adottato delle soluzioni poco ortodosse. Quindi è un argomento veramente spinoso. Ho dato un'occhiata un po' alla documentazione, eccetera, per capire un attimo. Eh, da che parte prenderlo, però, ecco, l'obiettivo era ripassare un po' le, le, le basi concettuali e poi vedere un attimo, sì, diciamo, fin dove si arriva. Se ha senso scrivere del codice di prova, perché poi non ho fatto neanche questo tipo di, di non mi sono formato neanche questo tipo di scaletta. Quindi, è proprio andiamo proprio un tanto al braccio, però, purtroppo, non ho, non ho il tempo di prepararmi. Di prepararmi le cose, però ecco da quel lato se poi ci sono delle proposte, poi ecco, non pensavo che l'argomento, cioè, ovviamente, sia molto particolare, sì, un po' ci sta, però insomma, ho fatto cose più, più ricreative. Ecco, questo forse è più noioso, però è anche vero che è una spina nel fianco. Ecco i gamer su Twitch direbbero che è un dito, non dico dove, però è che è più, però ti rende più l'idea, è eh? un gatto nero che è attaccato un dito, ne sono quelle. Immagini colorite, guardo troppo canali di gaming. Quindi, in un corso che ho seguito, Nettetti diceva se lo conosci lo eviti. Eh... <ride> in un corso, quindi, è proprio una cosa della serie. Ti devo formare, diciamo, se non è indispensabile. Il problema è se lo conosci lo eviti, ma è un po' come pagare le tasse. Se, se lo eviti, hai dei problemi perché in alcuni casi è inevitabile. Se non altro perché è uscito tutto il discorso mobile già da un sacco di anni, e quindi purtroppo, anzi, secondo me, la cosa che io tra l'altro ho votato, mi sembra nel, nel questionario che era girato, eh, cos'è stato quest'inverno, quest'autunno, quell'annuale dove Embarcadero ti dice ok, dacci le direttive del futuro e tutti votano le, le cose più estreme da un lato e dall'altro, cioè quelli perché Delfi si divide un po' tra sviluppatori tradizionalisti e sviluppatori eh, non av avanguardisti, ma troppo av avanguardisti, troppo progressisti, che vogliono portare in Delfi cose di, che hanno visto altrove, mentre altri vorrebbero un po' più di supporto per le cose che già hanno e che devono mantenere. Il problema qual è? Che se tutti si accontentano del, del compromesso è ok, ma se tutti vogliono una cosa o l'altra diventa un po' difficile, come dire, mediare. A dire quali è contento? Tutti e due, o perché in mezzo non ci sta niente. Quindi, e questo per dire che io una delle cose che farei almeno al linguaggio aggiungere un'integrazione per quella che è la programmazione asincrona. Infatti, uso ho usato il termine asincrono anche se eh, in Delphi è un po' un termine improprio perché non c'è quella che quantomeno in JavaScript, o meglio, c'è un event loop, quello sì perché ogni applicazione ha un suo thread principale, quindi questo ce almeno un, un thread ce l'abbiamo, però ecco quello che manca, è da un certo punto di vista è un'architettura un dove tu puoi sviluppare in maniera sincrona, ma in maniera semplificata, un po' come si fa con, con JavaScript, con Node, con altri linguaggi, e anche in .NET, per dire, con C-Sharp, hai i, i costrutti ad esempio a SyncAwait. <coughs> che semplificano un po' questo tipo, di, questo tipo di approccio. Poi quando li sento mi viene sempre in mente la canzone Ashinka, eh? wait, Ashinka, di di di, vabbè. Questa era la cazzata non richiesta, però vabbè, neanche poi è un'altra canzone. Ma eh, che stavo dicendo? Se non dicessi le cazzate, eviterei di perdere il filo. Eh, comunque, sì, cioè, secondo me, dal, dal punto di vista del linguaggio, ci vorrebbe un supporto. <coughs> un po' un aiuto. Ho saturato la... i decibel del microfono con. potrei anche chiuderlo qui, eh. ok. Sono sfogato. Ehm... Ci vorrebbero un po' di strumenti in più per semplificare questo tipo di, di cose. Però già la parte di programmi in library qualcosina fa e quantomeno con i task, le future e queste cose. Eh, quantomeno da un, un aiuto. Quindi da dove partire? Dove partiamo? La boh, cosa interessante sarebbe iniziare a scrivere del codice e ehm, vedere un po' eh, vedere un po' la, la, la fazenda da, dall'inizio. Allora facciamo che io mi predispongo. Okay, qui mi scrivono i, market, i marketer di LinkedIn e mi vogliono appioppare giustamente fanno il loro mestiere. E A volte può anche essere utile, quindi si è, si è spento tutto... c'è un po' troppa luce qua dietro, però ho paura che spegnendola non mi si vede più, adesso faccio una prova. Forse così mi, mi illumina di più, no? Sarà ancora più buio perché se apro qualcosa di luminoso si illumina tutto e quindi dovrei usare la cosa a LED. Ma quella ho scoperto che mi dà abbronzatura quasi. Quindi allora, intanto avvio Delphi. Così nel frattempo ci facciamo una chiacchierata sul, sul tema. Sul tema quindi. Eh, che dire del multi -trading? Sì, si eh, Daniele c'ha perfettamente ragione cioè, ho avuto molti mal di pancia in tutti i contesti in cui io ho dovuto usare multi tant'è che sono sempre alla ricerca di soluzioni che semplificano, cioè che consentano di sviluppare architetture basate su questo cioè che sfruttino, eh, che si è avviato Delphi tra col tema chiaro, neanche il tema scuro, ma perché ho reinstallato tutto, se adesso lo metto scuro, ecco, mi è, <ride> è andata via la luce. E, dicevo, sono sempre alla ricerca di soluzioni che aiutino un po' a costruire queste architetture, perché eh, qual è la problematica ad oggi? Perché ehm, non sempre è possibile evitarlo, intanto se facciamo applicazioni mobile queste devono essere responsive, perché non ci sta quello che avviene. Normalmente in Windows che io clicco su un pulsante devo vedere, non so, una serie di dati, la query magari fa più query, eh, più, più join, ci mette del tempo. L'applicazione sta lavorando ma non ti dà risposta. E quindi quello che mh, agli occhi sembra, sembra di vedere è un'applicazione bloccata, effettivamente in Windows la, la vediamo bloccata. Poi con le, le versioni moderne di Windows ehm, forse c'è la musica anche un po' alta. Aspetta, che... Per sicurezza la vado a ridurre un po', così siamo sicuri che non ci, che non ci rompa le scatole. Un sacco di lamentele Che stavo dicendo? Sì, sul mobile, quindi abbiamo. Nelle versioni recenti di Windows ci sono anche delle facilitazioni. Perché vi fa vedere la finestra disabilitata che diventa grigia: che è un modo per dire, guarda, tu stai facendo delle azioni, stai mandando messaggi a questa applicazione. E finiscono in coda ma non ne sta scodando neanche uno quindi suggerisce un po' all'utente di evitare di insistere di fare cose quindi non è che l'applicazione di per sé è disabilitata è Windows che ti suggerisce all'utente smetti di fare cose perché tanto al momento l'applicazione sembra non risponderti e quindi non continuare a fare azioni che potrebbero poi essere eseguite nel momento in cui tutto si sblocca perché i messaggi non vanno persi ma generalmente vengono poi Accumulati e gestiti non appena l'applicazione eh, si risveglia, quindi, questa se è una cosa che in Windows è tollerata, su mobile assolutamente no. Quindi il famosissimo non risponde: esatto, è <ride> proprio perfetto, è esattamente quello. E quindi lo vediamo così nel Task Manager. Fortuna vuole che non essendo più in Windows 98, ma da NT, che è NT4 è stato il mio sistema Windows preferito assolutamente. poi Chiaramente 2000, per conseguenza, finalmente con XP abbiamo fatto l'unione delle due cose. Quindi non siamo nel 98, siamo abbastanza tranquilli nell'andare al task manager, se cioè proprio non si sblocca, interromperla A quel punto uccidiamo eh, il processo. Però, in linea generale, se non impiega proprio tantissimo, se l'utente sa che più o meno quello è l'effetto, magari lo tollera anche lato mobile la prima volta che android ci dice che quell'applicazione non sta rispondendo o anche su, su iphone presumo ci siano iphone forse non, te, non ve la prova neanche quindi la apple ehm, quell'applicazione viene buttata via cioè viene presa come non funzionante e in un certo senso lo è perché se io clicco l'applicazione deve dirmi ok ho cliccato muovere un'animazione e farmi capire che insomma, qualcosa sta facendo, se è una cosa di cui può avere anche una percentuale di progresso e quindi eh, cambiare anche qualcosa che veda video per farmi intuire che sta facendo qualcosa, tanto meglio ancora perché in questo modo io riesco in un certo senso a ricevere un feedback e quindi se è un'operazione che richiede del tempo io aspetto e... Poi chiaramente se il tempo è più lungo del dovuto a quel punto bisogna reingegnerizzarla perché stiamo facendo magari una cosa che potremmo fare in, in modo diverso. Ecco, questo è un altro, un altro paio di maniche, quindi lì vale un po' come per i siti web, è imprescindibile l'attesa la, e quindi uno dei principali vantaggi di avere il trading è la possibilità di dare un feedback all'utente, cioè di dirgli guarda sto facendo qualcosa. Quindi, se lui pigia, o se magari può anche annullare, quindi, comunque, noi restiamo ricettivi, ma in background continuiamo l'operazione. Un altro motivo per cui volere multithreading, magari anche su Windows, è velocizzare dei calcoli. Ecco, la prima, la prima necessità, forse più preponderante, perché velocizzare dei calcoli vuol dire avere poi effettivamente eh, un tipo di applicazione che deve fare quel tipo di calcolo, e quindi, magari, un ambito scientifico o qualcosa del genere può essere qualcosa che. Ehm, torna utile o serve fare per, per, quel, per quella ragione e quindi c'è un motivo specifico. Però la, la questione della responsabilità probabilmente è quella più, più ponderante. Però anche la questione di elaborazione eh, ha un suo senso così come il fare più cose assieme, perché fino a un certo punto noi sviluppatori ci siamo adagiati sugli allori perché negli anni prima degli anni 2000, quindi quando uscivano i primi, i primi pentium uscivano i primi processori, il 486, il DX 33 MHz 66, eh, col tasto turbo, eccetera, quello che noi vedevamo era che uscivano eh, periodicamente CPU sempre più veloci e quindi a quel punto se hai un programma che deve fare operazioni a livello computazionale abbastanza pesanti, se ti trovi che hai come dire un processore è sempre più veloce e il tuo programma diventa sempre più veloce a un certo punto abbiamo raggiunto almeno per quanto ne sappiamo al momento un po' il limite di quello che possiamo fare a far fare un processore quello che hanno fatto è dire vabbè lì siamo arrivati un po' a, al tappo di quello che possiamo ottenere però non te ne diamo uno ma te ne diamo due quindi è un po' come dire a un ufficio di programmatori ne ha uno che è velocissimo diventa sempre più veloce a un certo punto io gli posso dare sempre più cose da fare, però quando è arrivato al massimo delle sue performance eh, non lo posso stressare oltre, quello che posso fare è dire ok, eh, ne devo mettere un altro, però qui si apre un problema, cioè tu a quel punto devi dare compiti a due persone e non una sola, quindi normalmente le applicazioni che noi facciamo in, in Delphi eh, hanno un thread primario, quindi queste ce l'hanno tutte. Nel quale gira questa, questo ciclo che fondamentalmente controlla l'esistenza di messaggi in ingresso che possono essere, muovo il mouse, premo un tasto, clicco, eh, oppure disegno, come abbiamo visto qualche live fa. Eh, quindi il paint, il disegno vero e proprio, e nel momento in cui entra, quello viene gestito e di nuovo poi l'applicazione continua a fare il suo lavoro. Se la gestione di uno di questi eventi richiede più tempo di quello, di quello dovuto, l'applicazione giustamente rimane bloccata non perché i messaggi non arrivano, ma perché è un ciclo. Quindi il primo messaggio entrato lo sta ancora gestendo, non abbiamo ancora terminato, gli altri vanno in code finché non vengono gestiti, da lì non se ne esce. Quindi è il motivo per cui già eh, dover rendere responsiva un'interfaccia deve passare attraverso la creazione di un thread, cioè l'operazione che noi facciamo e che tiene impegnato il, come dire, il ciclo primario potremmo chiamarlo event loop ma non vorrei confonderlo con quello di node perché beh, a tutti gli effetti è un loop di eventi perché funziona così eh, però in maniera leggermente diversa diciamo che caricarci gli eventi non è proprio, non è proprio la stessa cosa eh, nel momento in cui quello non si sblocca, l'applicazione non è in grado di gestire altro. Quindi, se noi lo mettiamo in un thread secondario, il thread primario che gestisce questi messaggi rimane libero e l'applicazione rimane responsiva. Perché è un mal di pancia, perché poi a questo punto, cosa succede se ho avviato questo thread e chiudo l'applicazione eh, con la X? Perché se può gestire tutti gli eventi, io devo stare attento che non ne possa lanciare un altro magari, per, perché magari dà dei risultati. Eh, imprevedibili, non so se si può dire, eh, oppure c'è il, il rischio che io chiudo appunto l'applicazione prima che sia finito, magari alcuni oggetti rimangono running, alcuni vengono distrutti quindi non li trovo più eh, neanche sul thread, quando magari deve andare a comunicare con le altre parti dell'applicazione. Cioè, quella è proprio una parte che rimane eh, in background e che gira in maniera, in maniera separata. Quindi questo è un po' la sua vita um, c'è un'altra problematica ovvero che magari il thread primario e il thread secondario, che a questo punto sono due quindi abbiamo almeno, almeno due devono fare delle cose eh, su risorse condivise magari ho due thread che incrementano un contatore, ecco in questo caso se non vanno a incrementare il contatore con i giusti strumenti ma semplicemente leggono il valore e scrivono il valore io potrei avere dei casi in cui arriva il primo thread legge 0 e mette 1, arriva il secondo, legge 1 e mette 2 potrei però avere un caso dove il primo thread arriva, legge il 2 e poi viene bloccato parte l'altro thread che legge anche lui il 2, incrementa e mette un 3 e riparte il primo che incrementa e mette il 3 cioè tutti e due i thread non fanno avanzare il contatore perché sono mh, il modo in cui mh, un thread viene stoppato eh, per far partire l'altro eccetera viene fatto dal sistema operativo e dalla CPU a basso livello e quindi non è che se noi mettiamo in delphi il metodo di un oggetto quel metodo viene eseguito completamente ma si può arrestare in qualunque punto quindi è per questo motivo che fondamentalmente solo i metodi statici ehm, che ovviamente non usano oggetti hanno per così dire sono thread safe perché non vanno a cambiare uno stato al quale potrebbe accedere um, un altro trading contemporaneo giusto per iniziare, quindi fa sempre partire la, la D break, ma l'ho stoppato per due volte, la terza mi fregherà perché non riesco a stopparlo. Però cambiamo la scenetta. Così ehm, ok, abbiamo il installato praticamente di fresco che ho voluto dare un refresh. Al tutto eh, quindi partiamo come si dice dalle da aiuto troppa luce troppa luce eh, dalle nostre basic quindi dov dovremmo vedere lo schermo quindi questa è l'applicazione vi sia normalissima quindi sper sperimentiamo un pochino thread primer quali sono le soluzioni che abbiamo in Delphi per fare programmazione multitrading così me le ripasso pure thread, primer, forms, main eh, si, sì, chiamalo thread quindi questa è la nostra main form quell' che viene progettata e disegnata così quindi eh, la prima cosa che noi potremmo, potremmo dire quando mi parte questa maschera mi, mi vedo, vengo, vengo abbagliato letteralmente abbagliato però non so che farci ok, poi lo stesso l'applicazione che tengo in background in background, esatto quindi ehm, tornando a noi eh, Nel momento in cui noi, noi lavoriamo su Windows anche se questa cosa vale in generale un po' per tutti ehm, gli ambienti i sistemi operativi anche in questo caso però io qui ho una CPU eh, non mi ricordo però potrei andarla a vedere subito eh, sistema ok dovrebbe essere qui quella info sul sistema dovrei avere il processore i7 ecco non mi ricordo quanti cora ha questa questa simpatica macchinetta copia ce ne dovrebbe avere un po <ride> eh, aspetta che vado a anzi aspetta che mi copio mi copio le specifiche da qualche parte perché dopo mi fa vedere Penso che non mi ricordo a parte che potrei vederlo adesso che mi viene in mente facilmente, è un momento di eh, Total Threads, Total Course, quindi dovrebbe essere questo, dovremmo averci 6 core, siamo sicuri, Total Course, dicevo secondo me, dovremmo poterlo vedere anche da qui, nel momento in cui io vado nei dettagli e gli dico ad esempio... Imposta Affinità CPU, no, qui ne vedo molti di più. però sono probabilmente virtuali. Sono 12. però queste sono OK, esatto. Uh, Hyper parte in technology, vede 12 CPU, anche se in realtà a livello hardware ne abbiamo, ne abbiamo 6, quindi questa è la caratteristica, quindi diciamo che a noi interessa a in questo punto la cosa, la cosa virtuale, quindi fondamentalmente ne abbiamo 6 reali, esatto, questo è quello che... è. però noi ne vediamo 12, quindi comunque se vogliamo lavorare, perché a livello software eh, c'è un'ottimizzazione, quindi se noi avviassimo in contemporanea 12 thread, le, le sfrutteremo idealmente tutte, poi in realtà non è poi così, perché bisogna vedere come l'affinità appunto come poi la CPU decide di gestircela e poi ci sono anche altri processi che stanno girando quindi eh, ad ogni modo noi viviamo in Windows Windows eh, sfrutta la CPU multi, in realtà il multitrading e i processi esistono già da, da parecchio tempo multitasking ecco un, un termine straconosciuto ma in quel momento non mi veniva quindi esiste già dalle prime CPU è chiaro che non era così efficiente sfruttarlo, perché se abbiamo a disposizione un core eh, la CPU può, come dire, servire più thread, più processi alla volta, ma chiaramente non è così veloce come averne, avere più di un core eh, alla volta che può effettivamente prendersi in carico l'esecuzione eh, di queste applicazioni. Siamo in presenza di un'applicazione Windows, quindi nel momento in cui noi lanciamo in define un'applicazione, noi qui abbiamo eh, tecnicamente un thread in funzione, che è quello che ci gestisce fondamentalmente i messaggi in arrivo all'applicazione, quelli che permettono di disegnare l'interfaccia, quelli che consentono di gestire i vari click. Eh, questo è facile da dimostrare, perché se noi buttiamo qui dentro un button, eh, qui, e lo ci mettiamo qui dentro uno slide, la grafica un po' piccolina Poi ci sono alcune cose che non ho ancora Riconfigurato E quindi lo allargo un po' Infatti qui ho ancora il default Ah beh c'è anche quello custom Però ottimo eh, Se qui ci metto No mettiamolo più lungo Ok uno slip Quindi un thread Un, un trading slip eh, Vuol dire che qui sto bloccando l'esecuzione Per 9 secondi Vuol dire che arrivato qui lui si ferma e non procede finché non sono trascorsi 9 secondi ehm, mettiamoci un'altra cosa mettiamoci, vabbè che questa poi è abbastanza una banalità eh, però siccome questi video li vede un po' anche persone che magari stanno muovendo i primi passi può essere utile anche qui eh, vedere anche questo quindi usiamo magari la caption no, la caption potrebbe avere eh, usiamo una label la bella label la, adesso la metto bella gran, grandicella così la si vede a bene a modo anzi facciamo così cambiamo il font a tutto il form così lo spariamo Beh, questo button 1 chiamiamolo button 2 così siamo più quanto meno li distinguiamo. Label 1 la lascio così. Eh, quindi qui ci scriviamo label 1. Te text se fosse far monchi. No, non volevo chiamare le opzioni di... Quindi qui ci mettiamo... Perché sono anche un po' storto. Eh? Devo mettere un po'... Seduto un po' meglio. Ah, perché la camera che sta un po' girata strano non la tocco ma cambia sempre posizione boh, vabbè da, così non sono seduto come un prestito e qui boh, lascio lo stesso tempo così vediamo e quindi il concetto qual è che se noi clicchiamo un pulsante ecco se io provo anche a spostare la finestra o provo a cliccare il 2, non si muove nulla finché ehm, i 9 secondi non sono passati. I messaggi non vanno persi perché detto, si è spostata la, la finestra alla fine. Quindi, quello lo ha ricevuto. Probabilmente io ho miscliccato perché spostandosi non ho cliccato in realtà sul pulsante giusto, altrimenti avremmo dovuto aspettare altri 9 secondi. Se clicco qui e clicco sul button 2. Eh, dovrei vederli forse cambiare, ma c'è anche il Paint che non, non so se viene gestito in concomitanza, però vedrò eh, Don't To Probabilmente alla fine di tutte le di tutte e due esatto, i 9 secondi, quindi 18 secondi in totale. Eh, questo fa capire qual è la problematica principale. Ovvero, io ho, come dire, ho un, un mio loop. Quindi a un certo punto entra qui dentro il, il click del button 1 e quindi il mio loop se ne accorge e va a chiamare la sua gestione. Quindi, chiama eh, framework, chiama component message, chiama tutto quello che deve mandare. Alla fine si arriva al nostro button 1 click che fa il suo sleep. Quindi, nel momento in cui io clicco il 2, muovo la finestra, genero altri eventi che arrivano qui all'interno però adesso io gli ho, scritto, gli ho disegnato il contrario ma dovevo fare prima questo perché a tutti gli effetti è una coda quindi l'ingresso è di qui però finché questo non si sblocca non vengono gestiti è chiaro che se questo ha un altro sleep quando questo termina questo ha un altro sleep ecco che anche questo tiene bloccato quindi Windows quello che fa è accorgersi che nel momento in cui questi messaggi iniziano a aumentare la coda aumenta e vedi che non vengono scodati eh, ci segnala il programma come bloccato non l'abbiamo bloccato per un tempo sufficientemente lungo o quantomeno non abbiamo fatto eh, molti eventi ecco questo è in realtà il eh, ma probabilmente se lo muovessi un po' più se facessi questa cosa qui magari a un certo punto eh, Windows agisce e ce lo, fa, ce lo fa percepire però il tempo è relativamente breve quindi, se qui dovessi fare con quello slip in realtà fosse un tempo di attesa per il caricamento di dati da un DB che richiede quel tempo, l'applicazione fondamentalmente è frizzata. L'ideale sarebbe che noi sul click, quindi quando arriva l'evento, questa gestione sia il più eh, corta possibile, ok? Il più istantanea possibile, e che magari vada ad avviare qualcosa che nel tempo perdura e impiega magari quei 9 secondi, ok? Quindi. 9 secondi come durata totale, ma che giri in background e ci consenta qui di proseguire e gestire eventualmente altri eventi che non siano possibilmente lo stesso click, a meno che non sia consentito. Perché magari mettiamo che un click è l'avvio di un job di elaborazione, magari ho dei dati in coda. Ogni volta che clicco, come dire, non so, partono diversi job. E quello ovviamente dipende dalla mia logica applicativa. Se questa cosa non è ammissibile io ovviamente devo prima di lanciare questo thread secondario quindi qui abbiamo un thread che parte idealmente devo disabilitare questo pulsante quindi devo fare in modo che qui non si clicchi nei momenti in cui magari faccio un pulsante annulla che può essere cliccato oppure decido a livello di applicazione che la vado a chiudere dovrei tenere un riferimento a questo thread cioè tenermi diciamo sotto controllo questo e quantomeno dire blocca momentaneamente la chiusura fino a quando il, il thread non è terminato, quindi mettermi in una sorta di wait oppure trovare il modo di eh, sulla chiusura di passare al thread una specie di segnale che il thread capisca che se sta facendo ad esempio un ciclo o sta elaborando cose in un ciclo e facendo tante cose assieme, Noti questa cosa, si fermi e quindi di fatto tac, arrivi direttamente alla sua terminazione. Nel momento in cui termina, posso chiudere tutto, e eccetera. E quindi sono un po' come quelle applicazioni dove voi terminate. A un certo punto vedete che l'applicazione si chiude, ci mette magari un attimino, ma fa una, una richiesta di cancel al, al thread per, per la chiusura. A basso allora che soluzione abbiamo per creare i thread? Eh, allora partiamo dal livello più basso che possiamo raggiungere adesso non mi ricordo perché è stata messa una unit apposta ma in realtà mi aspetto di trovarla sotto win api windows che importa praticamente il leader di tutte le, le leader di tutte le api windows che potete trovare in windows appunto se cerco eh, qui eh, vediamo se è qui dentro un create thread beh ci sono i flag c'è debug info quindi ci sono un po' di informazioni presumo che a un certo punto ecco ci sia questa c'è l'importazione di un API di Windows che consente di creare il thread questo è il livello più basso almeno nel caso di Windows che noi possiamo utilizzare per fare in modo che eh, da un certo punto di vista la nostra, la nostra applicazione possa andare a creare un thread. Ecco, i, gli attributi sono un pochino complessi, eh, creare un thread non è la cosa più facile del mondo in questo modo, ma ovviamente questo è per dire che mh, è solo per fare un discorso eh, legato al fatto che non c'è nulla di magico, ma fondamentalmente ci sono delle funzioni del sistema operativo che ci consentono di creare il thread. Noi ovviamente non andiamo a utilizzare l'API perché abbiamo non uno, ma più ehm, sistemi di, di alto livello che ci consentono di creare il thread. Una delle prime cose che noi possiamo fare è: è da file new abbiamo da tempo in memoria perché io me lo ricordo esistere dalle, fin dalle primissime versioni, se non forse dalla prima, perché adesso non, non le ho viste quindi non saprei quando è stato introdotto. però. Eh, tra i vari file e le cose che noi possiamo creare a meno che non l'abbiano ucciso c'è ancora il, il thread object qui è già da un, um, una preview quindi questo è compatibile con i vari sistemi operativi perché dietro le quinte quello che noi andiamo a creare è una classe che è raddita da una classe esistente che wrappa le API del sistema operativo non solo quelle di Windows ad oggi ma anche quelle degli altri, degli altri sistemi quindi grazie a questa eh, come dire, astrazione noi possiamo lavorare come dire, sul, sul metallo in ogni caso perché abbiamo un thread un oggetto, è una risorsa del sistema operativo quindi è come aprire un file quindi nel senso che non è un'astrazione una ma è un'astrazione Delphi fatta con una classe su qualcosa di concreto che sono le chiamate le API del sistema operativo per creare i thread Infatti qui già ci suggerisce di usare in realtà la Parallel Programming Library eh, che è un, um, è un facilitatore del, um, di, questo, di questo processo che stiamo andando a fare. Quindi quando noi diciamo creiamo un Thread Object, quello che lui fondamentalmente ci chiede è che nome vuoi dare alla tua classe. Mettiamo, chiamiamolo T Thread. Possiamo anche dargli un nome, questo nome è utile solo ai fini di debug, cioè viene chiamato un API, cioè, viene battezzato così. Ma fondamentalmente non, non abbiamo un, un browser di thread um, esternamente. A meno che, cioè, adesso lo ignoro. Ma è un'informazione che è utile perché quando abbiamo più thread in esecuzione, se eh, facciamo in modo di crearli con una certa nomenclatura, riusciamo a riconoscere. Eh, perché la cosa che ci complica è anche il debug, ovviamente. Tant'è vero che se debugate un'applicazione multithread con problemi, potrebbe non emergere il problema fino a quando non la lasciate eseguire. Perché chiaramente andando thread per thread quando voi debuggate il debug mh, a meno che non entriate nella visualizzazione della CPU, vi esegue delle istruzioni Delphi eh, in maniera atomica. Quindi a volte eh, è anche più difficile da debuggare perché a volte vedete che esegue alcune operazioni, poi vedete che si sposta completamente da un'altra parte perché in quel momento il controllo è passato a un altro thread ed esegue altre istruzioni del thread, poi torna al punto di prima, cioè siccome noi abbiamo più cose assieme vengono eseguite assieme anche il debug va un po' a saltelli, ecco, quindi, quindi c'è un po' questo problema. Mettiamo un name thread, chiamiamolo worker. Eh, così vediamo anche cosa ci va a creare, ma dovrebbe poi creare un, insomma, un attributo o una, un metodo privato che chiamo API che imposta questo nome, ma niente di più. Quindi, questo è il boilerplate quindi, questo ci crea, ci crea questa interessante classe in maniera praticamente istantanea. In questo caso, quindi adesso lo chiamo Thread Primer Worker, ok, come, come nomignolo. Da qualche parte dovrebbe esserci ah, ok, nell'execute, eh, che fat... come è fatto questo thread? Intanto, è una classe che deriva da una, una classe T thread che fondamentalmente chiama l'API, eh, quindi c'è tutta la parte di memorizzazione dell'id associato al thread che noi andiamo a creare, ad esempio, su Windows, eh, se siamo su Linux abbiamo. Altri dati, se siamo su Android eccetera, altri sistemi, beh che qui eh, non so se è indicato Next Generation, Windows Troviamo varie cose, ecco troviamo tutta un'implementazione già fatta eh, con dei punti di eh, intromissione dove noi possiamo andare a ridefinire quello che, quello che ci serve e più dei metodi di utilità come la famosa synchronize ce ne sono tanti alcuni non li ho neanche mai in un certo senso forse utilizzati alcuni sono anche molti recenti però andiamo per gradi eh, quindi abbiamo questa classe t thread, questo è un oggetto che deve essere creato per creare tutti gli effetti un nuovo thread quello che fa il thread in background è indicato eh, nella procedura execute di cui noi facciamo l'override e che a livello di T-Thread penso sia pure astratta. Eh, vado a vedere Virtual Abstract, quindi noi editiamo una classe che um, chiamerà questa execute, eh, la passerà all'API per farla eseguire nel thread, ma a tutti gli effetti non è implementata, e questa è l'unica parte, diciamo, la parte principale quantomeno che noi dobbiamo andare a definire. Quindi c'è questo metodo execute e qui c'è il posto dove inserire il codice dove il nostro, nostro simpatico ehm, Delphi ha già messo, template ha già messo questa istruzione per dargli il nome. Quindi qui se cambiamo idea possiamo sempre cambiare idea. E qui c'è la parte di codice che manca. Eh, quindi qui potrò metterci lo slip che mi hanno messo dall'altra parte. Ecco, in questo caso ho eseguito. All'interno di questo contesto eh, il, buon, eh, il buon thread non è, non è bloccante, questa logica viene segui, eh, eseguita diciamo, in separata sede. Come utilizziamo mh, questo thread? Allora, mh, fammi vedere se mi vengono in mente altre cose che potremmo, mh, che potremmo vedere ancora, però direi che in questo caso, a eh, parte l'API ovviamente eh, attenzione a non mettere mai qui qualcosa del tipo eh, uno, mm, un valore come infinite eh, che è una costante delle pi perché a quel punto non usciamo più <ride> per cui eh, bisogna stare attenti possiamo mettere questo ciclo ok come lo andiamo lo andiamo a utilizzare eh, Andiamo nel main, ok, perché ho perso una, la chat, eh, mi importo una unit, so, quindi devo un attimo rimettere le finestre di dialogo al loro posto, quindi importa unit che contiene il mio tipo, c'erano dei commenti qui sull'uso della synchronize, su mm, un concetto abbastanza importante che qui ad esempio se volessimo aggiornare l'interfaccia utente e copiare qui dentro eh, questo codice qui, eh, non potremmo farlo a cuor leggero, perché a tutti gli effetti cos'è che succede? Che nel momento in cui noi abbiamo il nostro form, noi abbiamo degli eventi, diciamo, abbiamo del codice che gestisce degli eventi, questo è il nostro form, guardate com'è bellino, guardate com'è bellino, facciamo la versione Windows 3.11 con la linetta. Il titolo, eh, abbiamo degli eventi non solo nostri, ma anche dei metodi. Cioè, quando io qui chiedo di minimizzarsi, massimizzarsi e eh, faccio varie operazioni anche se non abbiamo dei nostri eventi definiti. Comunque c'è il codice della VCL che viene eseguito. Quindi, io nel momento in cui faccio operazioni, clicco, eh, sposto dei pulsanti, interagisco, sposto il focus anche se non è un evento che ho gestito esplicitamente. C'è codice della VCL quindi la libreria. Noi qui stiamo lavorando con la VCL. Eh, ecco, in termini di responsività, FireMonkey è un pochino più comodo perché, perché quando voi fate partire un'animazione, ad esempio per simulare che qualcosa è in esecuzione in background, essendo eh, che l'animazione viene eseguita in un thread separato, la esegue la GPU fondamentalmente, avete il vantaggio di vedere la grafica che si aggiorna senza dover creare un thread a tutti gli effetti però è anche vero che su Windows se quell'applicazione poi la spostate magari non si muove ecco, quindi magari la trovate ferma lì la grafica continua a muoversi quindi però su alcune cose c'è un po' la scappatoia perché la grafica è... e la logica sono side by side cioè lanciare un'animazione non vuol dire gestire nel ciclo degli eventi tipico tutte le fasi di aggiornamento di quell'animazione ma è un compito un job affidato alla GPU che poi lo esegue e lo e lo disegna nell'area che gli è stata riservata della, della finestra quindi quella va avanti da sola, per cui ci sono alcune cose che. Quindi, dicevo, eseguimenti qui c'è del codice che viene eseguito, ma potrebbe esserci anche dei codici dei nostri eventi sul click che noi vogliamo eseguire. Quindi, quando questi codici danno luogo a refresh perché devo far vedere il focus su un pulsante, devo aggiornare una label, sono tutti i metodi che dentro contengono righe righe di codice che partono e che vengono quindi eh, eseguiti, in questo caso questo è un nostro evento, ma poi fa tutto parte del codice della VCL, quindi c'è il motore della nostra libreria che gestisce l'interfaccia utente, esegue eh, delle operazioni e non so, tiene allineati i controlli, fa tutta una serie di metodi, a fronte di eventi che entrano e che vengono inviati da, da Windows o anche all'interno dell'applicazione stessa, ci sono dei meccanismi. Quindi c'è questo, questo evento che entra e c'è cioè qui del codice che gira nel thread primario. Quindi noi possiamo sempre fare questo tipo di operazioni dal momento in cui abbiamo fatto partire un nuovo thread che sta facendo anche esso in background le operazioni. Se noi da qui interagiamo con l'interfaccia utente, praticamente siamo, ce la litighiamo col thread primario dell'applicazione. Quindi aggiornare le label, spostare dei focus da un pulsante. Eh, sono cose che vengono ehm, eseguite in questo caso eh, assieme in contesti separati, noi andiamo a eseguire dei metodi che ehm, aggiornano questi controlli, ne aggiornano lo stato e quindi rischia di, di esserci un, un problema, ovvero che l'applicazione vada in crash degli access violation, è che il problema, a meno che non sia salvaguardato con qualcosa di specifico, ad esempio chi usa .NET e prova a usare la prima volta un background worker, prova da un background worker a aggiornare l'interfaccia utente, la prima cosa che ottiene è un errore da parte del framework. Perché? Perché c'è un runtime che vedendo quella situazione eh, avvisa prima di effetti collaterali, eh, rileva quella condizione e dice non puoi da un thread esterno accedere manipolare l'interfaccia utente che stai già utilizzando dal thread primario dell'applicazione quindi vi avvisa in delphi non c'è questa salvaguardia a tutti gli effetti però la problematica è quella che quando si verifica un problema non è che vi compare un errore una bella x rossa che vi dice errore in multithreading, ma quello che succede è che avete un access violation un invalid operation cioè quello che succede è l'errore scatenato dal side effect di un qualcosa che è stato impostato in un certo modo e a quel punto non, non lo è più. Eh, perché eh, ovviamente è come se eh, non so, due persone stessero facendo lo stesso lavoro nello stesso momento, quindi quello che eh, la prima persona fa, l'altro cambia, disfa e ogni, ogni thread si trova, eh, si trova le, le carte cambiate. Quindi per dirlo in un altro modo, la cosa più, più classica, ad esempio i componenti che lavorano con l'accesso ai dati, magari devo fare un, un... ho una mia form, clicco un pulsante e faccio partire, ho un componente con dentro una query, ok? E faccio partire una query con fare duck o quello che è. Mettiamo che questo eh, abbia un metodo appunto execute, ok? Faccio proprio l'esempio. Pratico perché poi succede, quindi voi chiamate execute quindi dal thread primario chiamiamolo thread main lanciate un click che alla fine fa questo execute sul componente di Magari condividete il componente perché è lo stesso con un altro thread secondario t1, t2 che avete inviato che fa la stessa cosa. Ecco pensate a come potrebbe essere fatto questo metodo execute, potrebbe essere un metodo ok, che ha diverse operazioni tipo eh, check, controllo la connessione se attiva check connection e se non è attiva attivo la connessione ok, faccio magari non so, un altro check di altre condizioni che non siano la connessione eseguo la query eh, alla fine com, diciamo con completo i miei formi i risultati e chiudo la connessione. Non so sta roba qui. Ecco, in un contesto multithreading, quello che succede con queste due chiamate è che magari questi due stanno andando veramente assieme, quindi magari parte l'execute del primo thread, il thread main, che cosa fa? Controlla se la connessione è aperta e chiusa e quindi la apre. Quindi il thread 1, il thread main fa questo questo e poi a un certo punto arriva il sistema operativo la cpu che gli toglie il controllo cioè gli dice alt stop semaforo rosso tutti fermi e parte col thread 2 che tra le altre cose chiama anche lui execute sullo stesso componente cioè sullo stesso oggetto questo è condiviso mettiamo che gliel'abbiamo passato nel creare t2 e questo cosa farà dirà eh, controllo entra qui dentro e dice controlla la connessione è già attiva quindi non devo aprirla faccio i miei altri check, faccio la mia query, eh, do i risultati e poi la chiudo. Magari si può fermare un po' prima, magari si può fermare un po' dopo, magari, già contro magari eh, controlla la connessione prima di fare l'execute, anche, anche il trade secondario si ferma, cioè è entrato all'inizio, si è fermato un po' più avanti e poi il main magari riparte e dice, eh, vabbè la connessione è già aperta, ho ricontrollato, eseguo, do i risultati e chiudo la connection. Cioè questi due vanno proprio... è una race condition appunto perché è proprio una gara tra i due, è una gara dove non c'è nessun vincitore ma solo perdenti, in realtà magari uno c'è però diciamo che si porta dietro tutta la, la, la baracca, cioè cosa succede? Che se il thread main chiude la connessione, quando il thread eh, 2 che era rimasto fermo qui ed era pronto a fare l'execute, riparte, fa l'execute. La connessione non era quella che ha controllato e che ha aperto o che non ha dovuto aprire perché c'era già l'altro componente, ma se la trova chiusa e quindi qui scatenerà, qui avremo un errore. Il problema di questo errore è che non sarà un errore eh, magari connection closed perché questa execute chiama una funzione di un client e il client dice la connessione era chiusa, eh, però è, è un'eccezione che non riusciremo a gestire perché non è qualcosa di logico che noi ci aspettiamo, ma è una condizione legato al fatto che questo tipo di accesso non lo possiamo fare. Questa è, è la, la base, cioè, quindi eh, non possiamo fare su un oggetto, quindi se abbiamo un oggetto e lo condividiamo, quello che potremmo fare è condividere con T2 un SQL, ok, e fare sì che il thread main e T2 aprono a loro volta una connessione e una loro query e la eseguono e che connessione e query siano separate, ognuno abbia le sue. A questo punto il problema non si pone perché ognuno lavora su oggetti, ma ognuno ha i suoi oggetti. Eh, se questa connessione e questa query avranno delle cose in comune, eh, Quello saranno problemi della, della libreria, però non, eh, non c'è questo tipo di, quantomeno a livello di, di applicazione, non c'è questo tipo di problema. Eh, non possiamo usare query distinte ma usare la stessa connection perché magari la query... Ad esempio, quando vuole aprire la connessione parlerà col componente connection e chiamerà magari un metodo che si chiama open. E il metodo open potrebbe essere fatto così, cioè la cosa è, si propaga nella catena. Quindi, non, non abbiamo questa garanzia. L'unica cosa che fa possiamo fare sono metodi statici oppure, come nel caso di Delphi, le famose le class procedure o le class function. Eh, perché questi metodi sono safe, perché essendo class, cioè statici, non accedono, non cambiano lo stato, quando qui io apro la connessione, la connessione non ha uno stato aperto e chiuso, non abbiamo oggetti che condividono uno stato, Ogni, ognuno di, me, di questi metodi di questo tipo statici eh, non accede a proprietà dello stesso oggetto, perché non sono metodi di distanza, quindi non sono metodi che eseguiamo su un oggetto, sono dentro una classe e vengono eseguiti nel contesto della classe. È chiaro che se poi hanno accesso eh, diciamo, a risorse condivise tra classi, questa è un'altra problematica. Ma eh, quindi quello che avviene è che il metodo, eh, se crea degli oggetti e lavora su elementi, le variabili le alloca nello stack. E quindi non sono metodi che ehm, lavorano chiamando, andando fuori a chiamare metodi, funzioni su oggetti che sono invece nell'IP e che sono stati creati di cui questi due, eh, che si sono in thread separati, condividono un riferimento. Cioè, eh, ogni metodo statico non ha uno stato, quindi, fondamentalmente l'unico stato sono le variabili che vengono create all'interno. Eh, e quindi non c'è modo di condividere tra i due metodi eh, uno stato e quindi due thread che chiamano lo stesso metodo, potranno essere interrotti perché a ogni chiamata, diciamo, le cose su cui lavora quella procedura e quella funzione sono locali. E quindi se chiamate un metodo statico, tutto ciò che non passate, a meno che non passiate come parametro un oggetto, l'oggetto è lo stesso a quel punto non conta che sia un metodo statico, ma eh, conta che stiate utilizzando lo stesso oggetto da due metodi statici. Se voi avete due metodi puramente statici, ovvero metodi che non cambiano uno stato e non accettano oggetti dello stesso tipo, eh, le uniche cose su cui quei metodi potranno lavorare saranno variabili allocate nello stack. Quindi ognuno avrà il suo, e come è come l'equivalente di creare due oggetti che contengono le variabili locali del metodo e ognuno avrà le stesse, ma ognuno avrà i propri valori e non si calpesteranno i piedi. Cioè, questa cosa è, bisogna stare attenti perché è proprio quello che dà eh, il mal di pancia chi si trova la prima volta a, a lavorare in un ambito. Multi -trading. il rischio mh, e le soluzioni sono, sono diverse. Adesso finiamo così vediamo anche eventualmente le, le diverse quello che succede. Allora facciamo una cosa, qui abbiamo importato la Unit, facciamo che crea una variabile lthread worker thread, così iniziamo a vedere anche che eh, i thread, a meno che noi non li, non li ridefiniamo, hanno un costruttore che accetta dei parametri quindi in realtà c'è un senza parametri che ovviamente avrà dei default, eh, un parametro del server stack size, non l'ho mai utilizzato. Al momento non so eh, a cosa serve, abbiamo una create che è quella più frequentemente utilizzata, con quel parametro create suspended, che poi vediamo cosa vuol dire create senza parametri di nuovo, probabilmente quella ereditata. Abbiamo un Create Anonymous thread che in realtà non si utilizza così, ma si utilizza quello che fa è creare al volo un oggetto eh, come dire thread che ti viene anche restituito. Che wrappa nella sua execute eh, una procedura che viene a questo punto eseguita in un thread. Quindi, se noi volessimo testare chiaramente, questa c'è perché viene ereditata, ma normalmente ve la trovate eh, sulla. Sulla classe t-thread quindi Create Anonymous Thread, vuol dire ci dà un thread anonimo a cui possiamo fargli fare eh, qualcosa, possiamo passargli direttamente la procedura come metodo anonimo. Ad esempio, potremmo dirgli: eh, Ecco la tua procedure, begin, end, finalmente hanno corretto il bug che metteva la parentesi in modo sbagliato, questo lo butto lì dentro questo non, non lo metto lì dentro perché so già che è un problema però poi vedremo a questo punto questo verrà eseguito eh, nel thread secondario eh, come ce ne, ce ne accorgiamo al momento non possiamo accorgersene questo cambia però questo rimane responsivo se la chiudo mi aspetto che il thread venga comunque ammazzato cioè il thread fa parte del processo morto il processo muore anche il thread però a tutti gli effetti questo in background sta continuando a funzionare come potremmo come potremmo farlo a, a vedere potremmo copiare questa istruzione qui dentro eh, quindi questa è una scorciatoia se avete un eh, qualcosa da eseguire in un thread separato vi risparmia eh, anche se è molto semplice la necessità di creare questa classe e mettere la vostra logica dentro un execute quello che fa quell'helper quel è creare questo questo thread al volo, parte dal nome che quello potremmo anche ignorarlo. Eh, con dentro questa logica ed eseguirla direttamente. Ciao a tutti, ciao Marco. Sono avuto un attimo di impegno, mi sono dovuto collegare stasera. No problem, quindi. E poi sì, c'è il, il cosiddetto VOD, video on demand, poi dopo lo carico anche su, su YouTube. Ben arrivato, tutto bene, tutto a posto. Eh, qui stavamo in realtà poi vedendo cose molto di base quindi infatti adesso do una, do una sgassata eh, quindi questo vi diciamo vi toglie il tedio perché perché da quando esistono i metodi anonimi noi possiamo creare sul posto una procedura che viene passata come valore a questo anonymous thread poi qui si può andare a vedere anche il codice vedete che quello che fa è fare una create di un thread di questo anonymous thread che fondamentalmente è una classe che è t thread che eh, sulla creazione riceve una procedura e che facendo appunto l'override dell'execute che è la cosa che noi abbiamo fatto qui quindi stessa proprio cosa identica so che qui è già fatto e mi aspetto che qui dentro quello che vada a fare è chiamare la procedure quindi hanno ereditato il thread e nell'execute hanno eseguito la procedura che noi passiamo come dote al costruttore con il metodo che già è già free on terminate, che poi vedremo cosa vuol dire, eh, si salva la procedura e poi la esegue. Eh, create eh, suspend the true vuol dire che il thread non parte subito, dobbiamo essere noi dalla run, quindi, contrariamente a quanto ho detto, quel thread che noi abbiamo creato di là non è in esecuzione, cioè questo non l'abbiamo eseguito perché l'abbiamo creato anonimo, però il thread è pronto sa già quello che deve fare ma ancora non è partito quindi se noi clicchiamo creiamo il thread il thread è lì ma non una volta c'era anche un problema di un memory leak per i thread creati ma non eseguiti all'istante quello che dovremmo fare è salvarci il valore di ritorno di questa funzione che è il nostro thread eh, e poi chiamare il metodo run lo faccio subito facciamolo subito così allora se l'unica cosa che dobbiamo fare è una run quindi quello ci dà il thread creato al volo, eh, mi, mi dimentico, mi confondo sempre con altri framework dove si chiama run, in questo caso si chiama start. Quindi, questo fa partire a tutti gli effetti. Il thread. Se l'obiettivo è fare solo questo start, noi possiamo anche condensare, cioè potremmo dire, eh, caro thread. chiamiamo la funzione che crea il thread anonimo, gli diciamo cosa fare e siccome il valore di ritorno è il nostro thread, facciamo punto start. E così lo facciamo partire. Così non ci salviamo in una variabile, è la stessa cosa. Eh? Quindi, quella che vi piace, è più leggibile, eh, perché usiamo direttamente il valore di ritorno che è il thread come riferimento per chiamarci sopra start e farlo partire. Se questa io non la metto, il thread non parte o non partisce. Come si dice, in se invece lo metto, ecco. Questa è una cosa molto pericolosa da fare in questo contesto. Eh, sarebbe interessante vedere se succede qualcosa. Proviamo a mandarlo, a mandarlo proprio allora. Lancio l'applicazione, ok, faccio così. Vabbè, lui il focus me lo sta gestendo quindi comunque sta funzionando. Dopo 9 secondi, quindi se la sposto, la sposto. Dovrei trovarmi eh, quel. Eh, magari gli riduco anche il tempo. Ah, no, non ho messo lo start quindi è giusto che faccia così. Vedete che io ho creato il thread ma non l'ho avviato quindi potrei magari avviarlo con un altro pulsante potrei e quindi abbiamo testato anche quella teoria che senza lo start ovviamente manca lo start sì sì <ride> cioè io sto facendo finta di averlo fatto apposta ma non me ne sono reso conto nel momento in cui non vedevo però quantomeno abbiamo dimostrato il principio quindi, quindi non l'abbiamo startato come si dice quindi se noi facciamo anche start, vedete che la finestra si sposta, eh, quindi funziona, dopo 9 secondi forse mi trovo la, la caption qui, dan 1. Al momento non è successo nulla, però è il caso fortuito, non è sempre detto che sia così, a volte potrebbe esserci anche qualche altro problema. Magari vediamo se riesco a simularlo, perché non è così suddolo, anche perché di volta in volta potrebbe anche succedere che... In questo caso non ci dà problemi, però in altri contesti potrebbe essere che anche a un certo punto potremmo avere più di un'esecuzione, potremmo avere una situazione più complessa. Quindi quello che stiamo facendo è formalmente sbagliato, ma ce ne accorgiamo magari solo eh, in determinati contesti. Ecco, quindi bevo un goccio d'acqua, giusto per... Quindi in questo caso siamo stati fortunati, ecco, potremmo dire. beva beva non c'è più il meme eh, non dovremmo fare questa cosa perché questa procedura viene eseguita nel contesto di un, di un altro thread e quindi thread primario, thread secondario se noi muoviamo facciamo anche qui il problema è che l'operazione è una tantum ma se noi avessimo due thread facciamo un ciclo in avviamo n dove continuamente aggiorno questa caption eh, potrebbe emerge un problema quindi il multithreading, i problemi delle risorse non protette sono molto sono un problema serio in quanto eh, a volte noi eseguiamo non vediamo niente ma se chiudo la finestra di un'altra esecuzione penso che venga comunque eliminato il thread e dovrebbe essere scomparsa l'applicazione Potremmo anche vederlo dal task manager per essere sicuri. Thread, 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 vabbè, in questo caso sicuramente è morta in ogni caso, però vediamo se riesco a vederla nei processi. Allora la rilancio così vediamo se la vediamo. Eh, thread primer qua quindi se io faccio clicco e chiudo subito vedete che sparisce subito quindi se chiudo la finestra cioè in realtà terminando il processo il thread è una risorsa del processo quindi il thread dovrebbe dovrebbe schiattare automaticamente quindi non c'era anche una 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 volta ah forse in dettagli una una colonna che col thread count questo potrete thread esatto questo ve lo fa ve messo vedete tutti i thread che sono attivi all'interno di ogni di ogni applicazione quindi se io lancio la nostra applicazione vediamo cosa dice a proposito thread primer ne vedo 4 però bisogna vedere se sono dormienti o se c'è qualcosa, perché chiaramente questo non include eh, DLL e altre cose quindi potrebbe includere in realtà altre cose di sistema, magari di Windows. Eh, quindi, però se clicco dovrei vederne uno in più a questo punto, non so quando viene esatto, c'è la 5 e quando aggiungo la label forse torno a 4. ho perso il riferimento siamo siamo finiti a 6 non so perché perché qui bisogna vedere nel fare l'update quali sono gestiti da windows e quali sono adesso siamo a 7 potrebbe anche esserci un memory di qualche altro tipo è che non vedo più cambiare ok sono passati a 3 eh, non dovrebbe essere una questione di pooling, sul, però ci sono quelli in, quando lanciate un'applicazione. Tenete sempre presente che l'applicazione lo vedete se è lanciato in debug. Ok, dietro le quinte la vostra applicazione, è fatta in Delphi, non carica, non fa thread, però cioè avete un po' di, di librerie che vengono caricate, le quali si fanno carico di tutta una serie di cose che. Dietro le quinte funzionano Core UI Messaging, Components eh, Ci sono tutte queste... I tema, l'applicazione dei temi, ci sono tutta una serie di... Eh, esatto, vedi che ci sono questi thread Il nostro dovremmo vederlo qui Vedete che abbiamo già de, um, dei thread, non sono quelli che abbiamo creato noi Il nostro dovremmo vederlo se faccio click, perché ha il nome eh, Da qualche parte non me lo fa vedere, name thread, no qui gli posso dare il nome ma io voglio vedere, ah è sparito, eh, perché non vedo le colonne, vabbè ah, scusate questo non è il worker quindi non ha il nome giustamente, eh, non so se lo posso attribuire in automatico, name thread for debugging, sì lo posso fare anche qui. Ecco, questo l'avrei creato, creato. un metodo invece che class procedure, l'avrei fatto che restituisca il thread così si può fare. Eh, si, può, si, può, si potrebbe fare il chaining dicendo lo creo, faccio il name per debugging e poi lo avvio. Però vabbè, quello non è un non è che magari qui c'è un overload, no, eh, no, in questo caso dovrei fare quello che stavo facendo prima, ovvero Creare il thread, thread creato, eh, thread name for debugging e poi thread start demo. Magari con un punto e virgola, che non guasta mai a questo punto. Lo dovremmo vedere tra le finestre del, dei thread, perché il nome ce lo dovrebbe avere sacrificata quella finestra qua, ma che c'è una soluzione abbastanza resegata eccolo qua demo dopo 9 secondi cambia la label e scompare perché c'è il free on terminate vuol dire che lui quella procedura la sta tenendo ehm, ancora lì Runnable non l'ha distrutto, secondo me sta o sta facendo un po' di pooling o non so bene cosa stia facendo o, o rimane a storico, bisogna vedere se questa... Bisogna vedere come si comporta dietro le quinte, però sì, qui ci sarebbe da da vedere alcune cose per capire per capire bene come è la questione diciamo che ora, questo comunque è un aspetto da correggere eh, ci viene in aiuto una funzione che è, possiamo utilizzare in ogni thread in questo caso nel thread non ce l'abbiamo perché eh, qui non siamo in una procedura non siamo in un override ce l'abbiamo qui perché facendo l'override, cioè ereditando a questa classe nell'execute, ereditiamo anche un metodo che si chiama synchronize, che consente di eh, sincronizzare una procedura tipo quella di aggiornamento della label con il thread principale dell'applicazione. Ovvero cosa fa questa synchronize? Eh, noi abbiamo, come dicevamo sempre, il thread main e il thread 2, l'aggiornamento dell'interfaccia dovremmo farlo senza calpestare i piedi al thread main sarebbe interessante che la facesse il thread main quindi la, la, il thread main gestisce i suoi eventi, fa la sua vita il thread 2 parte e deve a un certo punto, ha fatto lo sleep di 9 secondi ok deve aggiornare l'interfaccia quindi se qui andasse ad agire direttamente sulla label Avremmo il thread 1 che ci lavora sopra e il thread 2 che ci lavora sopra, nello stesso, magari nello stesso momento, e rischiamo di rompere l'applicazione. Quello che fa la synchronize è dire: nel momento in cui devo aggiornare la label, mi sincronizzo col thread eh, principale. Se non ricordo male, questo avviene mettendo qui sul thread principale un messaggio eh, in cui viene dato in dote la procedura che io gli passo, che io gli, gli associo che è quella che poi aggiorna l'interfaccia. Quindi il concetto qual è? Che il thread, quando deve aggiornare l'interfaccia, passa il carico al thread main e inserisce il blocchetto all'interno del, del thread, eh, all'interno della coda dei messaggi. Quindi va da sé che se qui arriva questo messaggio, io sto gestendo un click su un pulsante che sta durando dei minuti, questo viene eseguito dopo. E quindi una callback, esatto, questo è quello che noi potremmo trovare di più a fine. A quello che è il classico, il classico asincronismo da JavaScript. In realtà in JavaScript grazie alla sintassi per ogni operazione che dura un po' di tempo noi andiamo sempre a creare tanti thread, quindi creiamo un t3, creiamo dei t4, creiamo tanti thread e di volta in volta quando questi hanno terminato il loro lavoro mettono nel, nel loop i loro messaggi in modo che la gestione de del fine lavoro venga fatto in maniera sincrona, però il lavoro poi venga fatto in maniera asincrona, quindi ehm, da qui poi tutti i pattern di async await che conosciamo e che utilizziamo tipicamente, quindi questo è un po', è un po il giochino che avviene. Stasera, ho più sette del normale. Quindi devo. devo Quindi sì, è molto simile a quello che avviene in JavaScript. In JavaScript diciamo che questo palleggio è molto più. essendo anche aiutato adesso dalla, dalla sintassi, è molto più frequente, e molto più estremizzato. Ovvero, devo aprire un file, eh, il file lo apre un thread e quando ha finito il suo lavoro mi deve dare un handle, mi, mi chiama, mi fa una synchronize e mi arriva sul, sull'event loop, che non è il tutto il mare, ma è un event loop, e quindi è una ruota che gira. Dove all'interno c'è qualcuno che mette degli eventi quindi finché non è piena, e, eh, gradualmente li gestisco. E ad esempio, leggo tutto il testo di un file, parte il thread. Quando ha finito mi chiama un callback dove è dentro il testo. Se cioè, invece devo aprire un file, leggerlo gradualmente chiedo l'apertura del file, quando ha finito, mi passo un hand e gli dico. Leggimi la prima riga, questo fa partire un altro thread che fa la lettura e quando la riga è pronta torna qui e mette un evento. Quindi è sempre un, è un ping pong, sempre da una parte all'altra, di thread che fanno eh, le, le operazioni eh, come dire, più lunghe o mediamente lunghe o anche medio-brevi perché alla fine alcune eh, diciamo che potenzialmente possono diventare lunghe ma non sempre lo sono vengono eseguite sempre in un contesto di un thread dove è la semplificazione, che tramite la sincronizzazione, mettendo tutto l'handling, cioè tutta la gestione del lavoro finito dentro un callback che finisce nel thread principale, fondamentalmente, tutto il codice che lavora sul finito, ecco per così dire, è sempre sincrono, perché i thread finiscono ovviamente in tempi diversi, ma quando hanno terminato... Il lavoro devono chiamare della logica che gestisce quel lavoro che è stato eh, completato, ma nel farlo non, non chiamano quella procedura a gamba tesa nel contesto del thread, ma indicano al thread primario di eseguire la procedura. Quindi, se più thread finiscono assieme tutti si troveranno a mettere in questa coda dei messaggi. A questo punto ci sarà chi arriverà per primo e chi verrà dopo e questi messaggi verranno gestiti linearmente dal primo all'ultimo. Che è uno degli approcci che io cerco, a cui cerco sempre un po' di ricondurre qualunque architettura multi-thread mi capiti di fare mh, in un contesto di un programma, ad esempio, che rimane running, eh, non solo in Defi, ma anche in altre architetture. Cioè il fatto di minimizzare questo tipo di palleggio e di dare un ruolo a ogni thread secondario. Interessante sarebbe avere anche questo un supporto più. Cioè si può fare in Delphi tranquillamente questa cosa, però avere un supporto integrato nel linguaggio, questo sarebbe il top da questo punto di vista. Eh, però mh, da un altro punto di vista mh, mi sta bene anche quello che c'è, perché io, mh, a me non piace sempre questo approccio, perché il concetto qual è che quando io ogni cosa la rendo asincrona eh, e quei thread terminano da soli, finiscono tutti sul principale. E se io non sono bravissimo, veramente bravo, ma molto bravo a tenere quel thread eh, svuotato, cioè quel, quei messaggi molto brevi da gestire, quando tutti arrivano insieme con il loro callback e mi serializzano, potrei avere dei rallentamenti nell'interfaccia. Potrei avere che, non so, mettiamo che facciamo una serie di chiamate in parallelo REST e ne facciamo 100. Sì, le chiamate sono tutte in parallelo, ma quando tutte ricevono i dati ad esempio vanno mostrato in una pagina web in javascript eh, tutti mettono un messaggio sulla synchronize cioè tutti mettono un messaggio su questi event loop eh, se impiega tempo a gestirli tutti la mia interfaccia è rallentata e quindi cioè, devo stare attento che più thread avvio più messaggi poi dovrò gestire quando quelli avranno finito quindi in linea generale è il meccanismo che consente in maniera ottimale di sfruttare al meglio il multitrading senza però la complessità di, voler, di dover lavorare in multitrading perché i callback sono tutti sincroni d'altra parte un, può essere un impatto sulle performance o possono esserci degli effetti se io saturo quell'event loop se io ho qualcosa che butta troppo dentro eh, messaggi, quell'event loop si è spesso pieno, a parte che non sono garantiti i tempi ad esempio cioè se io metto uno slip di un, di un Metto un set interval, vabbè che parliamo di JavaScript ma poi parleremo di Delphi. Se io qui metto un, faccio una synchronize che va a chiamare un, una procedure che fa una sleep di 9 secondi e nel frattempo finisce un thread che fa la synchronize di una, sleep, di una procedura che contiene una sleep che ne dura 5, eh, non è che io vedo 9 poi 5 finché non io li vedo uno dopo l'altro perché eh, nel momento in cui il thread eh, mette quel blocchettino sul thread primario poche parole comunque vengono gestiti sequenzialmente e, e gli altri messaggi rimangono bloccati cioè a quel punto faccio il collo di bottiglia dall'altra parte ecco. quindi questo è un po' il adesso ho detto così mi rendo conto che sia un po' Comunque quello che succede con questa synchronize è che io il thread principale o il thread secondario devo fare una cosa, chiedo di farla in questo contesto, che vuol dire che chiamo una procedura che si allinei con il thread primario, vuol dire metto un, un cubetto, se ce ne sono altri in esecuzione prima, che magari sono in esecuzione, devo, devo o meglio qui dovrei metterli, devo aspettare, quando sono terminati il thread primario esegue la, la quindi questo è terminato, vai ad eseguire questa e esegue la procedura che è stata passata col synchronize dal thread secondario. Quindi qui c'è la procedura di D2 eseguita in synchronize. Nel momento in cui l'ha eseguita, il controllo ripassa il thread che può ripartire. Quindi la sincronizzazione vuol dire eh, che stiamo andando e a quel punto ci, eh, come dire, ci fermiamo e ci sincronizziamo assieme ho fatto un bruttissimo disegno vediamo se si può... Oh, c'è anche in questo quindi dicevo cioè, andavano assieme, adesso lo disegnerò uguale, sta a vedere e si uniscono di nuovo per poi ripartire ognuno per la sua strada quindi questo è l'effetto del synchronize va da sé che tutti questi punti, se vengono ripetuti spesso sul thread principale forse non è neanche un grosso problema ma il thread secondario ovviamente viene rallentato perché in, questo, in questa congiunzione non è che ci arrivino assieme potrebbe essere che io vado qui e faccio una synchronize nel momento in cui io qui faccio un synchronize vuol dire mi fermo però magari il thread primario potrebbe anche metterci molto più tempo per arrivare nel momento in cui arriva, esegue la mia, la mia procedura e a quel punto lui può come dire, ripartire per i cavoli suoi anche lui può ripartire per i cavoli suoi però nel momento in cui io sincronizzo, vuol dire passo, attendo il mio turno quando lui esegue io posso ripartire e lui può ripartire quindi potrebbero calpestarsi, se, se metto in synchronize una, uno slip blocco sia il primario che sta facendo lo sleep ma anche il secondario che sta attendendo che il primario finisca l'operazione quindi anche questa è un, è un qualcosa che non è, non è um, spesso ottimale ecco allora qui chiaramente se io faccio uno sleep e dopo 9 secondi una tantum devo aggiornare una label la synchronizer è perfetta tra l'altro, una volta la Synchronize andava chiamata qui, questo commento vi spiega tutta la Synchronize però fondamentalmente l'ho già detto io. Quello che andava fatto era mettere un metodo magari privato, procedure update label, una cosa del genere. Che poi chiaramente questa label bisogna che ce la facciamo passare. Quindi quello che dobbiamo fare è qui mettere pubblicamente accessibile magari un metodo label, tlabel, ok, che, sia, che prenda come parametro ok, dobbiamo aggiungerci, eh, cos'era vcl-controls, la... aiuto eh, vcl-standard-controls quindi aggiungiamo qui eh, vcl std controls quindi una volta che abbiamo la label noi ce la facciamo passare, quindi qui mettiamo la create, inherited, create, creiamo il thread, mettiamo che lo mettiamo sospeso, che va lanciato a mano, quindi deve la, la, la star deve essere esplicito e ci salviamo il riferimento alla label che viene passata dal costruttore. Una volta che siamo qui dobbiamo sincronizzare il metodo updateLabel. Dobbiamo creare un metodo senza parametri perché la Synchronite aspetta questo. Non possiamo qui aggiungere dei parametri perché altrimenti la Synchronite prende la procedura da eseguire, quindi è la Synchronite che esegue il nostro metodo, se dovesse avere il nostro metodo di parametri, la Synchronite non sa cosa passare, quindi noi dobbiamo passare sempre un metodo senza parametri. Se abbiamo bisogno di parametri, qui valorizziamo il il dato come ci interessa poi chiamiamo il metodo senza parametri ci cioè dovrà mettere una variabile di stato dentro il thread o qualcosa del genere quindi questo non deve avere parametri e qui potremmo dire facciamo label caption punto uguale eh, done e basta lascio quello tanto di là ho usato don 1 quindi questa synchronize fa sì che la chiamata a questo metodo quindi in questo caso gamba tesa perché è il nostro thread che esegue questa caption. Nel caso della Synchronize, il nostro, la nostra procedura update label diventa un dato, diventa un'informazione che noi passiamo alla Synchronize in modo che la Synchronize si tutto il metodo. Eh, vada a. ci eh, viene creato un record di un certo tipo. C'è cioè qui dietro poi c'è tutto il dialogo con l'API, però fondamentalmente, vedete, va a cercare tre, i tre, tra i thread il main ID e va a fare una queue del, dell'event in realtà poi si può accodare, si può forzare cioè, si può entrare a gamba tesa anche sul main thread eh, facendogli eseguire subito oppure metterlo in coda negli altri messaggi cioè, quindi qui possiamo decidere diverse politiche con cui sincronizzarsi l'importante è che sia il main thread che esegua quindi a seconda di se sono tutti i signal cioè la, questo è uno degli strumenti che possiamo usare per proteggere le risorse Dall'accesso multitread, vedete che dietro c'è un, di, un po' di lavoro ecco, niente di chiaramente di impercettibile a livello normale. Ma eh, nel momento in cui lo, ne si abusa, quindi se avessi un ciclo for che vado ad aggiornare una label in continuazione, magari per mettere una percentuale o qualcosa di avanzamento, sarebbe meglio controllare l'ultimo valore e andare a eseguire le istruzioni in sincronale solo quando il valore cambia. Ecco, questo è già un è già un vantaggio. Oppure limitarsi a mettere una variabile e da fuori leggerlo. Se il thread scrive in una variabile di stato e altrove si fa la lettura, questo in genere non è un problema. Il problema è quando scrivono tutti e due, perché se scrivono un valore che dipende da ciò che leggono, siccome il multitrading arriva in ordine sparso, tutti e due potrebbero leggere lo stesso valore, potrebbero poi impostare lo stesso valore, era il caso dell'incremento mentre questi invece dovrebbero essere magari diversi quindi questo è il, è il rischio che si, che si, rischia, cioè che si, si rischia di, di avere ehm, quindi questo è il modo corretto di fare le cose ad oggi è anche più semplice perché non siamo più costretti a fare questo metodo ma se semplicemente qui io quello che devo fare è prendere la, la label, cambiare la caption, scrivere qualcosa Potrei anche farlo direttamente in questo modo. La Synchronize accetta un metodo che è quello che noi abbiamo passato, ma anche una thread procedure. Che se noi andiamo a vedere come è definita, thread procedure, è una reference to procedure, cioè è un riferimento a una procedura che potrebbe essere un metodo, e questo è un caso, oppure una procedura creata in loco, quindi un metodo anonimo. Procedure begin, end, fine della procedura ok, quindi eh, sincronizzo e qui dentro ci scrivo questa roba qui cioè sto creando sul post una procedura senza nome, quindi come se fosse un, come se fosse un valore, quindi è un, è un oggetto che contiene codice da eseguire, visto in un altro che aggiorna la caption ma la passo alla synchronize, in modo che la synchronize la veicoli al thread primario e la esegua in sincrono e quindi nel modo corretto eh, si è liberi di scegliere diciamo entrambe le, entrambe le soluzioni quindi questo è un modo eh, qui in realtà noi avendolo creato anonimo praticamente abbiamo skippato la creazione di questa classe però la cosa carina è che chiaramente qui dentro noi non abbiamo non stiamo ereditando create anonymous thread crea un'istanza di quel eh, t-Anonymous thread che ha già un execute definita in cui esegue la procedura che noi gli passiamo in un thread separato. Quindi cosa vuol dire che in un thread anonimo non si può fare sincronizzazione? In realtà no, però dentro la procedura che noi passiamo da eseguire in un altro thread, se non sbaglio, possiamo accedere alla classe t-thread e chiamare un metodo statico in cui gli chiediamo di sincronizzare una procedura che creiamo sul posto quindi questa begin end dove noi aggiorniamo la label, questa eh, che ti manca? T3 synchronized is inaccessible here. Eh, aspetta, eh, che non vorrei. Oh, può essere che questa non possiamo passarla però mi sembra strano eh? queste cose qui um, perché mi dà questo errore non lo so pure questa è la sua dovremmo poterlo fare mi viene dire quindi private, private member ah è privato Non è, è protected, ok. Eh, non c'è una versione. Scusa, è qui però siamo in public. Quindi perché questa cosa? Ah, perché c'è da passare il thread. Giustamente essendo statico, lui non sa qual è il thread con cui si deve sincronizzare. Cioè, però questa static synchronize che mi puzza di essere quella che sto cercando sì perché la synchronize scritta così senza il parametro è quella pubblica se cioè, uso quella statica devo passare il thread che si sta sincronizzando con il main e la procedura e se chiudo metodo code my trend del multi thread ok questa static synchronize è per l'uso che voglio fare io ovvero ehm, io gli passo teoricamente esclusivamente però non dovrebbe volere anche il thread static symbol però scusa eh, mi sembrava che fosse static synchronized ah no vuole anche il thread però c'è un warning, eh. fra C ⁇ dell'usynchronize. Eh, devo chiamarla synchronize, però dovrei... Però mi sfugge a questo punto la differenza. L-Thread è un po' pericoloso da usare, eh, perché L-Thread sì, la... probabilmente funziona la cattura nel contesto, ma eh, se lo sposto da un'altra parte rischi di essere un po'... deprecate ok? Usa synchronize. Meglio a quel punto chiamarla Synchronize statica e uh, rilevare col thread il current thread. Null pointer. Ah, se no gli posso passare anche il null pointer. Giusto, in effetti posso passare anche quello. Forse sì. Forse mi sto facendo dei problemi inutilmente. Vedi che a ripassare questa cosa. You can use null if you don't need the information from the color thread in the main thread. Ah ok, è solo puramente informativo. Quindi... Sì sì, lo so che il thread è lanciato, però la cosa che non mi piace è ehm, in realtà il valore che sto catturando. Sì, sarà corretto, però praticamente sto creando un thread dove passo come parametro il valore di una variabile assume riferimento al thread nel momento in cui c'è il valore di ritorno da questo metodo che prende la stessa procedura come riferimento cioè se questa cambia valore non funziona più nulla mi preferisco quindi allora qui seguo il suggerimento di usare synchronize siccome del thread di là non mi interessa nulla posso mettere nil e a questo punto dovrebbe funzionare mettiamo che avessi dovuto passare riferimento al thread preferirei una cosa tipo Uh, current thread non so se c'è modo di uh, t thread get current current thread cioè di trovare il modo nella procedura di recuperare dinamicamente il thread in cui sono cioè come se questa cosa la, la scrivessi così togliamo questa roba qui Togliamo questa roba qui. Io non voglio creare un thread che esegue procedure che si basano su una variabile locale del metodo che ha creato il thread perché diventa un po', un po pericoloso. Mentre in questo caso è sempre come dire, è sempre bivalente The current executing thread thread current, più use thread current, which is more clear, and less redundant. E infatti, <ride> non l'avete messo. Perché me l'avete messo? Forse eh, eh, vorrei capire se poi è così, sarei curioso di capirlo, eh, di verificarlo, però dovrebbe essere così perché all'interno di ogni thread... Eh, quindi passo l'informazione sul, sul thread. Eh, ok, quindi in questo modo dovrebbe vabbè, funzionare fondamentalmente come prima. Quindi io devo continuare a poter fare tutto quello che facevo. Alla fine aggiornerà la label lo facevo anche prima, se cioè, tutto va bene, però sempre in sync con la ciao, birra media, salutino, grazie, non mi ricordo se streammi mi pare di mi ricordare di sì. Prova a fare uno shout out, quindi se esce qualcosa vuol dire di sì, se no... Se no, vabbè. In quel caso è un, un colpa salve, ma... Sono stress Eh, ah, però streaming, quindi retro gaming come mi sembra più come... no, più sì, beat, ved. Dato più beat di solito passa a fare un giro. Quindi forse stasera avrà da fare a volte lo, lo vedo passare. Quindi, come va tutto bene? Qui stiamo facendo e quindi stiamo facendo fare un programma più cose alla volta. No. Ma mi allargo anche nel moderno. Anche a me piace il retro gaming, soprattutto gli emulatori. Però non ho, mai, non ho mai il tempo di, di giocarci quindi moderno ci sono alcune cose che mi piacciono però niente compilato su text quest infatti gli ho proposto di, di farlo versione, versione come dire visuale però fatto in pascal in, in un pascal per, per comma 64 quindi aveva fortuna molto tempo sì poi dipende da quello che uno fa che ci vorrebbe Test Quest 2, la vendetta con la grafica. Adesso glielo proporrò. Quindi, se vorrà mai fare un, un progetto assieme, magari può essere interessante. Le, le live congiunte con quindi, giusto per finire, come potremmo testarlo? Potremmo fare così: potremmo ehm, DAN 1 noi potremmo fare una cosa del tipo, eh, lanciamo il thread lo lasciamo andare un po', chiamo clicco button 2 e a quel punto dovremmo vedere che in realtà viene messo da 1 eh, solo dopo i 9000 secondi del... sono spiegato malissimo comunque penso avete capito, cioè, lancio questo, questo ovviamente quando finirà aggiornerà però userà la synchronize, quello che mi aspetto è Che se lancio questo e aspetto 4-5 secondi e poi lancio questo, dopo 9000 noi non vediamo danno 1, ma dobbiamo aspettare 9000 dal secondo click in modo che eh, questo evento che tiene impegnata la coda venga gestito e liberi l'accesso per eseguire quella che è questa procedura che è stata messa in Synchronize, perché la Synchronize dovrebbe mettere in coda. Quindi dopo 9000 secondi metti in coda questo e il trade è concluso. Anzi, il trade sta aspettando per terminare, quindi è ancora lì. Ma prima di terminare il metodo è bloccato da questo che ha lo slip e tiene fermo eh, allo slip o ai boxer. No, vabbè, questa era troppo, questa era troppo terribile. Ci vorrebbe l'effetto cagata, ma non, non ce l'ho. O ce l'ho. Non mi ricordo se l'ho messo in. No, devo aggiungerlo ai miei ai miei mitici suoni perché quindi potremmo fare la, la prova. Ecco, questo ce l'ho, però per fare la prova capovaro posso andare! Vadi, contessa, vadi. No, facciamo la prova ah. speriamo che non vada a finire così quindi io quindi clicco. Poi mi faccio questo è ancora libero 3, 4, 5. Poi clicco questo a questo punto è tutto inchiodato. Si vede perché non mi risponde più, non diventa più blu, eccetera. Alla fine dovremmo trovarci da 1 alla fine di tutto esatto quindi però dopo i 9 secondi, perché in realtà, dopo poco, è messo nella coda quindi verrà eseguito nel momento in cui si sblocca il, la procedura che noi ne abbiamo messo non nel thread ma in maniera sincrona. Quindi questo gira, però a un certo punto si deve allineare, eh, mentre prima la, la aggiornava da solo, perché chiaramente eh, non, non essendoci questa cosa, eh, probabilmente se andiamo a vedere più che la Synchronize abbiamo anche altri metodi come mi sembra la Q, la, la force queue, non mi ricordo come si chiama, che mettono. In quindi abbiamo diverse e quindi questa sincronizza è anche pericolosa perché se dentro ci mettessi una slip di questo tipo. Eh, blocco per 9 secondi il thread primario e blocco anche questo perché il thread primario, per questi 9 secondi ci impiega 9 secondi per gestire quel messaggio. E io qui, siccome sono in synchronize vuol dire che qui Prima di andare a eseguire quello che eventualmente metterei qui, ok, eh, lui deve aspettare che il thread primario abbia finito di eseguire quello che io gli ho fatto sincronizzare. Quindi, Per cui questa è come dire una commodity, è easy, è veloce, è fantastica, però va usato con, eh, con molta parsimonia perché possono esserci dei problemi di performance se la gestione da parte del primario non è veloce perché a fronte di quello che noi facciamo qui c'è cioè qualcosa di pesante che esegue di là questo rimane fermo quello rimane fermo è un po come avere due due persone che devono correre dove conta magari il primo che arriva ma ognuno deve aspettare l'altro è chiaro che in questo caso eh, ci eliminiamo anche il benefit eh, dell'usare multi trading perché se poi alla fine chiaro che se fosse un aggiornamento di una label alla fine di un'operazione o quando ho qualcosa di nuovo da mostrare ehm, a questo punto si alleggerisce, meno ne faccio più ne faccio più rallento perché anche questo synchronize ha un suo overhead avete visto che dentro c'era un po' di codice per cercare il thread primario, verificare se c'è, aggiungerne la coda, il thread dello scoda quindi mettiamo anche che ci siano degli eventi che impiegano tempo a essere gestiti e che il thread sia un po' veloce se inizia a buttare in coda un bel po' di messaggi, a parte che finché non ha finito la synchronize non va avanti, quindi rimane bloccato. Se invece non è bloccato, inizia a codare magari un bel po' di messaggi, quindi diventa, potrebbe diventare un pochino complesso gestire, gestire la cosa. Però, insomma, più o meno questo è l'utilizzo del thread. In realtà abbiamo scalfito solo la superficie, visto pochi scenari. Eh, però le cose, come dire, dietro le quinte, secondo me sono le cose più importanti perché dal momento in cui uno capisce queste cose, quantomeno si evita intanto il in mal di pancia. Poi eh, ci sono modi più intelligenti di usare i thread, perché comunque abbiamo dei thread pool. E, e poi abbiamo la Parallel Programming Library che ci dà una mano, da questo punto di vista. Però eventualmente la vedremo in una, in una next live. Adesso devo. Capire un attimo come muore, magari facciamo più, più puntate, eh, più che altro come scrivere più agevolmente del codice che abbia un effetto demo, ma senza cioè magari un po, più, un po' più significativo. Cioè, praticamente non abbiamo scritto nulla quindi non abbiamo fatto niente di particolare, però abbiamo visto in azione già certi meccanismi. Ecco, una volta che questi meccanismi sono chiari, vi eliminate un sacco di mal di pancia perché dovete sapere. Guarda, c'è il gatto! dovete sapere quello che a tutti gli effetti eh, avviene perché altrimenti quando vi trovate la problematica eh, andare a districarla eh, a volte può voler dire riscrivere l'applicazione eh, quindi diventa un... Eh, può, può, può essere un problema quindi tenete bene a mente da subito queste cose eh, se create dei thread mm, non abbiamo visto come terminarlo come gestire un ciclo, come fare magari un aggiornamento una prova, ma magari adesso mi prenderò qualche esempio giusto per eventualmente potremmo avere la possibilità di esplorare qualche demo in più per fare dei passi avanti nel capire come utilizzarli in maniera corretta fino a poi arrivare alla Parallel Library e magari vederci anche qualcosa di più, ovvero thread che ha un sacco di metodi helper. Io non l'ho mai utilizzata, però ne ho letto sul libro di di Primoz, Primoz Gabriel Gic che non so se si dice così perché ogni volta sono in dubbio che ha creato questa libreria di trading quando ancora non c'era cioè veramente un sacco di anni che però lavora molto bene ha un sacco di metodi eh, che fanno da helper per, per eh, gestire più thread attenderli tutti sincronizzarli tutti cioè quando noi abbiamo queste cose che iniziano ad andare un po' ognuna per conto suo dobbiamo fare un certo lavoro di orchestrazione perché altrimenti eh, il controllo ci sfugge di mano, ma a livello rudimentale al momento il basso livello l'abbiamo un pochino visto. Quello che poi andremo eventualmente a vedere sono le cose più, più delicate dal punto di vista del iniziare a fargli fare qualcosa di utile e vedere anche quali possono essere i problemi e come gestirli senza però perdere il vantaggio dell'uso del, dell del multithreading. Perché anche qui uno potrebbe dire, vabbè, ho il synchronize, quindi grosso modo. Operazioni in background le posso fare quando devo aggiornare l'interfaccia, eh, però bisogna capire magari io ad esempio aggiorno l'interfaccia, ma con un pulsante vorrei riuscire a fermare il thread, cioè, mh, ci sono tutta una serie di contesti dove eh, non è che ho due cose che girano. E Ok, ciao, ho finito, ma devo proteggermi da situazioni, verificare se un thread determinato. Digli di terminare. Eh, fare un clean up corretto, cioè non lasciare delle cose sparse in memoria, nei thread che girano che possono fare danni di qualche tipo, ecco, secondo di quello che fanno, perché i thread potrebbero fare qualunque cosa, quindi scenari sono diversi, ci sono, sono diverse le soluzioni che si possono adottare, però vabbè, vediamo poi di fare qualche esempietto e, e di vedere in dettaglio. Non volevo fare stasera troppo tardi perché mi rendo conto che finiamo spesso... Un po', un po dell'orario che dovremmo fare un paio d'orette quindi mi, mi passo automaticamente di qua. Ok, quindi, così torniamo per darci i saluti, ehm, vabbè, intanto abbiamo iniziato a vedere alcune cose. Poi, probabilmente, direi che se tutto va come deve andare, la prossima settimana ne vediamo altre. Vedrò magari qualche esempietto da scaricare, giusto per. Um, se una, ho un po' da riproporre in live ma da prendere come spunto per non inventarmeli lì perché ci vuole un, un, un sacco di tempo mi piacerebbe vedere, vedere più cose però non so se le cose che probabilmente ho fatto vedere già le sapevate tutte però ogni tanto cerco di sperimentare anche qualcosa di nuovo che vedo eh, all'interno di DeFi perché sull'RTL a volte compaiono cose nuove si è abituati a quelle vecchie che funzionano però ci sta a vedere qualche helper che sicuramente come la Synchronized con i metodi anonimi Create Anonymous Thread, quindi tutta una serie di eh, API che alla fine poi vedete non c'è poi niente di fantascientifico dietro, sono abbastanza semplici da utilizzare, quindi non è che ci siano eh, cose particolari, però bisogna sapere che ci sono e vedere un attimo come funzionano, quindi anche la questione del thread, eh, variabili locali, stare attenti un po' su, su questi aspetti per per evitare di trovarsi ad avere un problema dopo, quando le cose sono in running, anche perché debuggarli è veramente una roba impossibile. Voi andate in debug, non succede niente, quando fate la run eh, vi dà un errore, ve ne dà uno sempre diverso, indirizzi diversi, sempre in punti diversi. Perché quando la memoria si corrompe, e qui siamo all'interno di uno stesso processo, ehm, si vedono solo i side effect ma non, non è che c'è un punto in cui dice ah qui hai sbagliato. Il trading cioè vedete solo gli effetti quindi magari manipolate un oggetto lo mettete in uno stato che un altro thread si trova cambiato a quel punto quando l'errore si scatena è sempre troppo tardi cioè quello che ha messo giù di posto le cose è già passato ha già fatto il suo lavoro e quindi non avete neanche idea di chi sia stato e dove sia il punto che, che è aperto dovete iniziare a smontare delle cose e impazzire su questo ma in ogni caso eh, ci si salta fuori quello che dovrei dire è che si, si può, fare. può fare questo ci sta, ci sta sempre sì. eh, questo ci, stava, ci sta sempre sì. ah no ok guardavo cos'era è partita una doppia, una doppia live eh, detto questo Direi che a meno che non abbiate domande specifiche o cose. Vabbè, sono cose che poi vedremo, ma perché parte sempre la mia vedremo ma non voglio far partire. Ok, parte sempre la mia live. Postponi, messo in pausa gli annunci così non ci rompo le scatole. Cosa stavo dicendo? Sì, se avete lupo lullato e lì direi che può essere. Il motto della serata, guardavo se c'era qualche developer. Stasera, due. Poi, stasera, c'era anche un barcadero che faceva eh, un, un webinar su i componenti Delfi. Tra l'altro, mi sembrava abbastanza bene. Gli ho fatto un salutino. Quindi, stasera, tanta roba. Tutti che sviluppano. Eh. Quindi, so, ci deve essere veramente. Non, il calcio, ci mancherà il calcio, non lo so. Eh, abbiamo dottor Onni bene bene un buon inizio magari potremmo andare dal buon dottor Onni oppure vedo che c'è anche pan spinning che è un po' che non lo vedo e ci ha fatto un saluto qualche qualche sera fa che sta facendo che sta facendo c ⁇ capturing desktop audio oh, sta facendo una roba eh, interessante scusate se non vi ho letto bene bene un buon inizio sì allora l'ho letto va bene dai andiamo a farci un, un viaggio da pun spinning mi viene a dire pun spring non so perché quindi facciamo un, un raidino per concludere e intanto vi, vi auguro una buona settimana così andiamo a ninja un, un po prima una buona settimana e poi rimanete aggiornati sempre su telegram adesso li faccio il, eh, il comandino fa vedere il, il canalino eh, telegram più allora per chi è arrivato tardi vuole rivedere c'è il canale youtube c'è il vod qui ci sono tutti i riferimenti quindi anche dove puoi trovarmi dicevo rimanete per il ride buonanotte così fate qualche punto canale per, perché ho intenzione di assegnare qualcosa a punto canale ciao Sandro ciao Muzio ciao Vision e direi che ci vediamo la, se tutto va bene la prossima settimana vediamo se continuare questo argomento oppure portare qualcos'altro a seconda di quello che quello che esce però vediamo eh, sul momento decidiamo sul momento grazie a tutti di nuovo e buona settimana e alla prossima ciao a tutti ciao alla prossima grazie la sua soddisfazione è il nostro, il nostro miglior premio eh. 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 Eh.